Ciao ragazzi, eccoci qua. Intanto buona giornata, stasera si gioca con lo Zenit e sarà una partita veramente molto importante, forse la prima vera grande partita importante per confermare uno degli obiettivi stagionali, cioè il passaggio agli ottavi di finale di Champions League, perché è vero come vero che in Serie A la situazione è tragicomica, per essere delicati, dato che siamo più vicini all'ultima posizione piuttosto che alla prima, qualcosa di veramente allucinante pensando alla Juventus che non è assolutamente da queste posizioni, ma ne abbiamo parlato negli ultimi video che potrete trovare sul canale. In Champions invece le cose vanno diversamente, 3 partite giocate, 3 partite vinte, 5 gol segnati, 0 gol subiti e addirittura la vittoria contro i campioni d'Europa in carica, che anche in Premier League quest'anno stanno facendo estremamente bene. Quindi noi siamo questa squadra qua, battiamo una squadra forte organizzata come il Chelsea e poi perdiamo dall'Empoli, dal Sassuolo, dall'Hellas Verona e ci ritroviamo obbligati ad andare in ritiro forzato per cercare di capire e ritrovare noi stessi. Siamo questi qua, divertente. E l'altro giorno su Twitter mi sono ritrovato nella mia home questo messaggio, questo tweet. Visto che vi piacciono le statistiche, ve ne propongo una io. 4 partite senza Dybala, 4 vittorie e 0 gol subiti. 3 partite con Dybala, 1 pareggio, 2 sconfitte, 5 gol subiti. Ovviamente qua si fa riferimento al trittico Inter-Sassuolo e la Sverona. Quindi solamente al recente passato della Juventus. Ma prima di tutto c'è OneFootball, ragazzi, scaricate OneFootball dal link che trovate qui sotto in descrizione per capire come giocheremo effettivamente col Zenit, quale sarà la probabile formazione fino a diventare la formazione ufficiale, quali saranno le idee di Allegri per provare a uscire da questo periodo negativo e soprattutto, ve lo dico proprio tranquillamente, orientarci anche verso il mercato di gennaio, dove servirà qualcosa. E credo proprio che questo video in particolare riuscirà a farci capire cosa serve a questa Juve nel mercato di gennaio, oltre al fatto che diverse cose che diremo in questo video sono state prese da OneFootball. Ci arriveremo gratis qui sotto in descrizione. Quel tweet mi ha acceso qualcosa dentro e ho detto wow, vuoi vedere che è corretta questa cosa? Proviamo ad approfondire. E mi sono veramente ritrovato davanti a una situazione incredibile e più scavavo e più mi rendevo conto di quanto fosse assurda ed illogica questa situazione. Per prepararci al meglio ho qualche slide qui di fronte e ve le posso pubblicare a schermo. La prima è la seguente, sono i minutaggi effettivi dei giocatori utilizzati da Massimiliano Allegri in Serie A, ok, in questa stagione. Paolo Dybala, lo sappiamo, è stato fuori per un po' di tempo, qualche tempo a questa parte, e lo ritroviamo in 10ª posizione. Tra l'altro interessantissimo vedere come Dybala, De Ligt e Chiesa, solamente in Serie A, hanno giocato meno minuti rispetto a Giorgio Chiellini. Ecco, questa credo che sia una cosa veramente illogica per la situazione di questa Juventus, per il livello di questa Juventus, e non è un attacco a Giorgio Chiellini, ci tengo sempre a ribadirlo. Voglio un gran bene a Giorgio, sono contento e orgoglioso che sia il capitano della Juve, ma Dybala, De Ligt e Chiesa sono 4 pilastri sui quali deve veramente ergersi la Juventus di oggi. Non sto parlando nel dettaglio dell'ultima partita, perché qualcuno anche ieri mi ha detto ma no, ma De Ligt aveva dei problemi, e lo so che con l'Hellas aveva dei problemi, è un discorso generale, perché sennò il rischio di perdere anche Matthijs De Ligt la prossima estate inizia a diventare concreto. Fatto sta che Dybala in Serie A ha giocato 8 partite per un totale di 575 minuti. La slide successiva che vi propongo è questa. Questi sono valori, statistiche, ragazzi, che ho preso da Kickest. Potrete trovare il link del sito qui sotto in descrizione. Il brutto, tra virgolette, è che non sono riuscito a trovare questi stessi dati anche per la Champions, quindi tutto quello che vedrete farà riferimento alla Serie A. Fatto sta che in queste prime 11 giornate di Serie A, Paolo Dybala è il capocannoniere della Juventus con 3 gol segnati. È il giocatore più importante nella Juve per i tiri totali ed è il giocatore più importante della Juventus per i tiri in porta. 29 tiri totali, di cui 12 nello specchio della porta. Gli altri più importanti, subito dopo Dybala, sono Morata e Chiesa. Cosa diversa invece effettivamente da quanto avviene nella classifica dei gol segnati, perché è vero che comunque Morata ha 2 gol segnati, ma poi ci sono Locatelli, Kane e McKennie. Cosa significa questo? Che là davanti, bene o male, il motore, il top player, l'attaccante di riferimento, il più importante in zona gol è e rimane Paolo Dybala. Nonostante abbia giocato molto meno minuti di tanti altri giocatori, nonostante non sia uno dei più presenti e dei più utilizzati, là davanti quando c'è Dybala la differenza si sente e come. Continuiamo, Dybala è anche il giocatore che ha beccato più pali in assoluto
con la maglia della Juventus in Serie A, seguono Morata, Bentancur e Kulusevski. È uno dei giocatori che non appare assolutamente nelle big chance fallite, quindi delle occasioni da gol colossali divorate poi dai nostri giocatori. Come vedete ci sono Ken e Morata, segno di quanto effettivamente sia impreciso il nostro reparto offensivo, ma anche Kulusevski e McKennie, giocatori che bene o male possono arrivare spesso dalle parti del portiere. Questo è quello che manca alla Juve di oggi: freddezza, decisione negli ultimissimi metri. Poi gol per minuti, appunto lo dicevamo prima, 8 partite, 575 minuti, Dybala è il secondo miglior giocatore dopo Moise Kean per il rapporto gol su minuti giocati, il che significa che quando c'è Dybala, Dybala è uno di quelli che fa gol, un po' come Kean, che per quanto poco è stato impiegato fino adesso, vuoi per problemi fisici, vuoi per turnover, vuoi per necessità, quindi perché l'allenatore preferiva altri profili al suo posto, ad oggi Kean è il miglior giocatore per questa statistica, ma Dybala arriva subito dopo. Ancora una volta, nella manovra offensiva della Juventus, uno come Paolo Dybala appare imprescindibile. Sembra veramente l'unico giocatore in grado di accendere la luce con la giocata, con l'assist o col tiro in porta. E a proposito di assist, andiamo alla prossima slide. Eccoci qua, partiamo dal basso. Dybala è non solo il top scorer della Juventus, ma anche il giocatore che ha servito più assist in assoluto ai compagni. Ben 3 passaggi chiave concretizzati. Questa è un'altra statistica importante perché ci dà la dimensione di quanto sia veramente determinante all'interno di questa rosa un giocatore come Dybala. Ma non solo, guardiamo i dribbling tentati. Dybala è alla terza posizione con 23 dribbling tentati. Chiesa è alla prima, pari merito con Cuadrado, con 25. Questo ci dà anche un po' la dimensione di quello che dovrebbe essere l'attacco della Juventus, con Dybala al centro di tutto, Cuadrado da una parte, Chiesa dall'altra, perché sono i 3 giocatori con più fantasia, più tecnica e che provano più spesso il dribbling, e sono anche i 3 giocatori che, con più probabilità, vanno ad effettuarlo. Infatti Dybala è il giocatore in assoluto in Serie A per la Juve con il maggior numero di dribbling riusciti, Federico Chiesa al secondo, Cuadrado a pari merito. Ora è ovvio che sto prendendo in considerazione statistiche nelle quali Dybala può dare qualcosa, non sto assolutamente pensando a, che ne so, falli effettuati o contrasti aerei vinti, semplicemente perché un giocatore come Paolo Dybala quelle cose non le deve fare. Però è importante sottolineare come un attaccante o come un fantasista come Paolo Dybala stia veramente arrivando nelle primissime posizioni, se non è la prima, solitamente è la seconda, in quasi tutte le statistiche chiave che riguardano la manovra offensiva della Juventus. Non solo, nei passaggi chiave Dybala appunto è alla seconda posizione, al pari di Morata e subito dietro Juan Cuadrado, e infatti è al primo posto nelle big chance create. E poi c'è una voragine dietro perché c'è Cuadrado, c'è Kulusevski, c'è Morata, e poi addirittura 1-1-1, stiamo parlando di 11 giornate di Serie A. Guardate quanto sono bassi questi numeri togliendo quelli di Paolo Dybala. Addirittura Dybala è il terzo giocatore, secondo, perché il primo è Cuadrado a pari merito con Morata, per falli subiti, il che significa che molte volte gli avversari sono costretti anche a fermare con le cattive Paolo Dybala per evitare situazioni peggiori. Quindi fino adesso i numeri ci stanno dicendo che tolto Paolo Dybala c'è il niente. Andiamo ancora più nel dettaglio, cerchiamo di analizzare tutte le partite giocate con Dybala e senza Dybala. Con Dybala abbiamo giocato 9 partite, di cui soltanto una di Champions, quindi 8 di Serie A. Abbiamo pareggiato con l'Udinese, perso con l'Empoli, vinto col Malmo, pareggiato col Milan, vinto con Spezia e Samp, pareggiato con Inter e perso con Sassuolo e la Sverona. Con Dybala in campo abbiamo segnato 15 gol e ne abbiamo subiti 13. È anche vero che con Dybala in campo abbiamo effettuato 15.56 gol medi in totale e 5.11 tiri totali nello specchio della porta, per un possesso palla medio di 54.78. Non sono numeri eccezionali, non sono nemmeno numeri tremendi. Quello che veramente fa impressione è quel 15 gol fatti e 13 gol subiti. Non sono numeri importanti. Se poi consideriamo una media di 1.33 per partita, ci rendiamo veramente conto di quanta pochezza la Juventus sia stata fino adesso. Ragazzi, lo dice il fatto che siamo in ritiro. Queste statistiche le ho prese da OneFootball, quindi tutte le statistiche inerenti alle partite singole le trovate su OneFootball e tutte le partite, anche in tempo reale, potrete accedere a questi dati. Ho deciso di inserirvi anche una sorta di grafico qui sotto per darvi l'idea dei gol fatti, gol subiti, tiri in porta e tiri totali. Come potete vedere, appunto, ripeto, sono numeri
che ci stanno nel punto di vista dei tiri totali, nei tiri in porta, nel possesso palla, sono numeri incoraggianti, però poi questi numeri non li traduciamo in gol o comunque non riusciamo a mantenere il risultato di vantaggio proprio perché non facciamo punti. Questo con Dybala in campo. Quindi quella statistica di cui parlavamo prima potrebbe essere vera, però per capire effettivamente quanto vera possa essere, analizziamo quei numeri che derivano dalla assenza di Dybala dal rettangolo verde. Sono solo 5 le partite giocate senza Dybala, 5 gol segnati, 2 gol subiti. Come vedete, molto più solida la Juve, però fa molta più fatica a fare gol. Infatti, come possiamo vedere, crollano i numeri relativi ai tiri totali, soltanto 8.2, per non parlare dei tiri in porta, 2.4. Per partita tiriamo in porta 2 volte .4 senza Dybala, nella totalità 8.2. Per non parlare del possesso palla, che crolla tremendamente, 41.2. Questo ci dà la dimensione che la presenza di Dybala va a migliorare qualitativamente la Juventus nella gestione del possesso palla e negli ultimi metri, quando si deve andare a tirare, importa o non importa. Con Dybala è più facile. Curioso però davvero vedere come la media punti cresca più che il doppio. Ragazzi, praticamente raddoppia la media punti con e senza Paolo Dybala, 2,40 contro 1,33, quasi il doppio, diciamo così, quasi il doppio. Quindi quella statistica iniziale è vera, nel senso che la Juventus con Dybala fa di più e non è una casualità. Nelle ultime partite, sia col Sassuolo che con l'Hellas, abbiamo sempre avuto la sensazione che ci fosse più Juventus. La stessa sensazione l'abbiamo avuta con i cambi di Allegri, di Dybala e Chiesa negli ultimi 20 minuti con l'Inter. Più Juventus. La stessa sensazione l'avevamo avuta con Sampdoria e con lo Spezia. Più Juventus. Ma la stessa sensazione l'avevamo avuta anche con Sarri. Quando giocava Dybala c'era più Juventus. Però perché poi non riusciamo a tradurre tutto ciò in risultati? Probabilmente Allegri stesso e la squadra si erano resi conto che con delle assenze così importanti era necessario sacrificare tutto il sacrificabile e giocare veramente la provinciale. Io credo che sia necessario arrivare a giocare ancora una volta la provinciale con quella che è la squadra a disposizione, e non vi dico che voglio questo perché mi diverto a vedere giocare la Juventus provinciale, ma proprio perché l'abbiamo visto, quando riusciamo a diventare compatti più squadra poi portiamo anche a casa i risultati. E ad oggi difficilmente riusciremo a proporre un sistema calcio che possa anche farci divertire e portare a casa dei punti. Poi ribadisco, secondo me Dybala una parte, anzi al centro, Chiesa una parte, Cuadrado dall'altra, è la soluzione migliore per dare anche fantasia a questa squadra. Se dobbiamo proprio dire che dobbiamo giocare con Rabiot a sinistra perché ci aiuta nella fase di non possesso, lo abbiamo visto, stiamo subendo come dei cani, e quindi cosa stiamo difendendo effettivamente? Quindi fosse per me, giocherei con un 4-3-1 spinto, ma non è colpa di Dybala, non è che questi numeri sono colpa di Dybala, anzi, se vogliamo, sono meriti di Dybala, perché quando c'è Dybala gli occhi lo vedono, è qualcosa di diverso, è una Juventus diversa, è una Juventus che può provare a fare la partita. Senza Dybala manca un giocatore con le caratteristiche di Dybala in grado di accendere la luce. Questa conferma del fatto che il rinnovo di Dybala è giusto e che Dybala si sta già prendendo in mano la Juventus. Dybala è già un giocatore importante per questa Juve. È il più importante giocatore per questa Juve. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche. E mi fa piacere evidenziare come anche nelle pagelle, nella totalità, sia il giocatore, bene o male, a cui sto dando i voti più alti. Infatti ho qui di fronte le pagelle totali. Dybala ha giocato 9 partite e una media voto del 6.69 nelle mie valutazioni. È in assoluto il giocatore con la valutazione più alta. Tutti gli altri vengano dietro Paolo Dybala, sono contento che alla fine i numeri stiano dando ragione alle mie opinioni. Ora, cerchiamo di tradurli però questi numeri. Perché quando c'è Paolo Dybala riusciamo a fare bene, benino, e quando non c'è Paolo Dybala la Juventus va malissimo, ma poi i risultati sono ok? Io credo che la colpa non sia di Dybala, bensì di quello che manca al fianco di Paolo Dybala. Perché Paolo Dybala ad oggi sta già facendo il suo, però abbiamo bisogno di un giocatore in più che possa essere determinante quando non c'è Paolo Dybala.
Io credo che questo giocatore all'interno della rosa di Juventus debba essere Federico Chiesa, ma anche lo stesso Federico Chiesa ha bisogno di un giocatore in grado di sostenere il peso della manovra offensiva. A me dispiace sparare ancora una volta a zero su Alvaro Morata, ma io credo che sia veramente il giocatore che sta performando nella maniera peggiore possibile. In questo momento Alvaro Morata non è in forma, Kai Jorge non è in lista Champions, quindi stasera non lo vedremo, Ken non è al meglio e non so nemmeno quanto meglio possa essere di Morata, così come non lo so per quanto riguarda Kai Jorge, ma sono davvero dell'idea che un giocatore importante, un finalizzatore al fianco di Paolo Dybala non solo andrebbe a migliorare anche lo score di Dybala e di Chiesa, ma andrebbe anche a migliorare lo score generale della Juventus, perché manca un giocatore che possa essere ispirato sotto porta dalla fantasia di Paolo Dybala e che anche quando manca Paolo Dybala possa comunque fare gol in altri modi, cioè giocando sugli esterni, con Chiesa Cuadrado, con Chiesa Kulusevski, con i giocatori che vengono messi al suo fianco. Ed è per questo che ancora una volta lo dico con decisione, a noi principalmente manca un centravanti. È paradossale arrivare a dirvi una roba del genere, io a gennaio sarei più contento dell'arrivo di un bomber piuttosto che di un centrocampista, per quanto il centrocampo sia il reparto peggiore della Juventus nel quale bisognerà assolutamente intervenire, noi non possiamo più sognare di fare qualsiasi cosa, non possiamo permetterci di pensare di fare dei risultati importanti se non abbiamo un giocatore in grado di finalizzare questa mole di gioco che va a costruire Paolo Dybala, perché Paolo Dybala non può fare tutto, non è la cura per la Juventus, è il giocatore più importante per la Juve fino adesso sì, ma non può fare tutto lui come non può fare tutto Federico Chiesa, e a noi manca un giocatore veramente di trasformare quel poco che facciamo in gol. E anche nelle partite dove mancherà Dybala, e lo sappiamo, arriveranno, servirà un giocatore in grado comunque di segnare, anche in maniera sporca, perché noi in questo momento non ci riusciamo. Questa è un po' l'idea mia che mi sono fatto, voglio sapere la vostra qui sotto nei commenti. Scusate ragazzi se ho voluto portare un video del genere in un momento così delicato, ma mi sembrava abbastanza importante sottolineare queste statistiche che secondo me sono molto interessanti, ma voglio sapere anche la vostra opinione. Perché la Juventus va meglio con Dybala, ma poi i risultati con Dybala va peggio?